classico che vi vorrei raccontare è il sistema periodico di Primo Levi, e in particolare vorrei parlarvi di Vanadio, il suo penultimo racconto. Ma prima vorrei fare un passo indietro di diversi anni e tornare al momento successivo alla pubblicazione del primo romanzo di Primo Levi, Se questo è un uomo. Mi interessa in particolare fare riferimento a ciò che disse Calvino leggendo questo romanzo. Calvino si espresse su Se questo è un uomo in due diverse occasioni a ridosso appunto della sua pubblicazione. Ora guardo qualche volta di là perché di là ho queste frasi che ogni tanto citerò. Calvino dice: "Si tratta di pagine tra le più belle della letteratura sulla Seconda Guerra Mondiale." E poi in un'altra occasione, quando deve parlare in generale della letteratura post-bellica, dice: "Mi limiterò a citare quello che, e credo di non sbagliare, è il più bello di tutti." Ripeto, siamo nel 47, nel 48, anni in cui Calvino esprime questi giudizi, e non so voi, ma io sono particolarmente colpito da un aggettivo che Calvino utilizza, e se lo utilizza, non lo utilizza certo a caso, lui era uno abituato a soppesare le parole e a tirare fuori esattamente quella giusta. L'aggettivo è molto semplice, lui dice che si tratta di un romanzo bello. Ora, è abbastanza difficile che a qualcuno di noi venga in mente di definire Se questo è un uomo un romanzo bello. Forse ci verrebbero altri aggettivi, intenso, drammatico, sofferto, coinvolgente, atroce, però bello è una categoria che un certo pudore probabilmente ci suggerisce di non usare. E invece Calvino ricorre per ben due volte, segno che, come ho detto, non era casuale. Ora, parte di questa mia discussione su Primo Levi sarà cercare di capire come mai una persona così in gamba, così intelligente come Calvino, quello che sentite in sottofondo è un gatto che si chiama Gurdulù, appunto come un personaggio di Calvino, quindi è un gatto tematico in questo caso. Cercheremo di non lasciarci distrarre ulteriormente dal gatto e speriamo che se ne stia buono. Dicevo, parte della nostra discussione sarà quella di cercare di capire come mai Calvino utilizzi questa categoria, bello, a proposito di un libro così tosto come se questo è un uomo. E poi Calvino dice anche un'altra cosa che riguarda più direttamente il classico di cui voglio parlarvi in particolare, il sistema periodico, che lui definisce il suo libro più primoleviano. È una categoria che Calvino inventa, che attribuisce a Primo Levi, cioè ha scritto evidentemente il romanzo più somigliante a se stesso. Cercheremo di rispondere a queste domande e lo faremo a partire da un'immagine che molti di voi hanno visto e che pensano di conoscere alla perfezione, ma come spesso accade, le immagini che ci sono passate così spesso davanti agli occhi, finiamo poi per non guardarle esattamente. L'immagine, l'avrete riconosciuta, è quella del cancello di Auschwitz con la celeberrima, anzi famigerata, scritta Arbeit macht frei. Sentiamo le parole stesse di Primo Levi, che ne parla al suo arrivo nel campo, in Se questo è un uomo. Il viaggio, e sta parlando non del viaggio atroce fatto in treno, ma di quello ben più breve di trasferimento dalla rampa di Auschwitz fino al cancello. Il viaggio non durò che una ventina di minuti. Poi l'autocarro si è fermato e si è vista una grande porta e sopra una scritta vivamente illuminata. Parentesi, il suo ricordo ancora mi percuote nei sogni. E poi appunto la citazione Arbeit macht frei, che vuol dire il lavoro rende liberi. Ora, se osserviamo per bene la foto, c'è un particolare che per molto tempo anche al sottoscritto è passato inosservato e poi qualcuno me l'ha fatto notare, cioè c'è una B, la B di Arbeit, che ha una forma un po' strana, è rovesciata rispetto alla forma regolare, perché l'asola più grande non sta sotto, come di norma succede, ma sta sopra. Sembrerebbe un particolare trascurabile, se non che dietro c'è una storia veramente fenomenale. E la storia riguarda un prigioniero polacco, non ebreo, numero 1010, poi parleremo di questi numeri naturalmente, è entrato ad Auschwitz il 20 giugno del 1940. Lui si chiamava Ian Livax, e gli era stato affidato il compito, visto che era il mestiere che faceva
fuori dal campo, di gestire l'officina del campo stesso. Quindi lui lavorava col ferro, doveva costruire inferriate, lampioni, e a un certo punto gli fu commissionata anche la scritta che doveva sormontare il cancello di Auschwitz. Naturalmente a Livax non sfuggiva l'ironia feroce che c'era sotto questa scritta. Gli stessi tedeschi ovviamente non potevano ignorare che la parola libertà strideva in modo sinistro rispetto alle condizioni che poi i prigionieri effettivamente trovavano nel campo. E però lui era un prigioniero e non poteva certo rifiutarsi di fare quella scritta. Aveva però una piccola possibilità, un piccolo spiraglio nel quale far entrare la propria sensibilità e la propria forma di protesta. Lui consegnò la scritta come gli era stato chiesto, però la B la montò al contrario, come per dire che quello che c'era scritto lo potevano leggere tutti, ma il senso vero era ribaltato esattamente come la B che lui aveva costruito. Un piccolo spazio, come abbiamo detto, ma che poi è diventato un grande spazio, se è vero che nel 2014 è stato installato un monumento di fronte alla sede del Parlamento europeo, che è un'enorme B rovesciata in onore di tutti coloro i quali che hanno detto di no e hanno trovato una forma intelligente che comportasse anche di non rischiare la propria vita per manifestare questo dissenso e per renderlo evidente a tutti. Vedremo insieme che questo margine che ha a che fare con le parole c'entrerà anche con Primo Levi e appunto con il momento in cui lui varca il cancello di Auschwitz. Cosa succede a lui e a tutti coloro i quali varcano quel cancello? Avvengono una serie di cambiamenti che sono pressoché immediati. Intanto è un cambiamento di condizione, da uomo libero che eri diventi un häftling, un prigioniero. Poi cambi i tuoi vestiti, vengono tolti i tuoi, viene consegnato una divisa, logora già appartenuta ad altri, tutto quello che è nel nostro immaginario. Ti vengono tolti i capelli, quindi c'è un mutamento dell'aspetto fisico e viene cambiato anche il nome. Primo Levi non si chiamerà più Primo Levi dentro il campo, bensì sarà il numero 174517. E quando uno varca le soglie di quel campo, cambia anche professione. Primo Levi entra da chimico e inizialmente farà il manovale. Poi, come è noto, probabilmente la sua salvezza, la sua capacità di sopravvivere dentro il lager è stata propiziata anche dal fatto che a un certo punto è riuscito ad ottenere un lavoro in un laboratorio chimico, il suo mestiere, cosa di cui parleremo proprio a proposito di Vanadio. E poi c'è un cambiamento ulteriore. Sembra di poco conto, è un cambiamento linguistico. Primo Levi non conosceva il tedesco, arriva in un posto dove si parla solo in tedesco e dove capire o non capire un ordine poteva equivalere alla differenza tra vivere e morire. Ma intanto, mentre avvengono tutti questi cambiamenti, che ripeto sono fulminei, succedono già, si verificano già e sono compiuti appena pochi minuti dopo che i prigionieri, e tra questi Primo Levi, varcano la soglia del cancello di Auschwitz. Ma un altro cambiamento, come dicevo, inizia a farsi strada. E Primo Levi ce ne parla in un romanzo del 1978, stupendo anche questo, che si chiama La chiave a stella. Scrive Levi: un po' Tiresia mi sentivo, e poi cercherò di spiegare perché si sentiva come Tiresia, come il famoso indovino cieco dell'antichità classica, e non solo per la duplice esperienza, cioè di chimico e di scrittore. In tempi lontani anch'io mi ero imbattuto negli dei in lite fra loro. Anch'io avevo incontrato i serpenti sulla mia strada, e quell'incontro mi aveva fatto mutare condizione, donandomi uno strano potere di parola. Riferimento a Tiresia. Dicevamo, Tiresia a quanto pare durante una passeggiata vide due serpenti che si accoppiavano e decise per curiosità o semplicemente per infastidirli di separarli con un bastone, cosa che gli causò una trasformazione, sebbene temporanea. Tiresia visse alcuni anni della sua vita da donna
per poi ritornare uomo. Ha sperimentato una doppia condizione. Ecco perché Primo Levi dice: mi sono sentito un po' come Tiresia. Qui non c'entra ovviamente il cambiamento di sesso, ma c'entra l'avere due anime, due veneri, dice Primo Levi, dentro di sé, cioè l'amore per la chimica e l'amore per la scrittura, che però non nasce subito in lui, ma è appunto una conseguenza di quanto succede una volta varcato il cancello di Auschwitz. Cioè, lui incontra i serpenti sulla sua strada. I serpenti qui sono una metafora per indicare il male, la difficile sfida a cui si trovò di fronte Primo Levi. E poi, soprattutto, quello che ci interessa è che dice: quell'incontro mi aveva fatto mutare condizione. L'abbiamo visto in che senso ha cambiato condizione una volta superata la soglia di Auschwitz, donandomi però uno strano potere di parola. È interessante questo perché sembrerebbe che tra tanti cambiamenti terribili ce n'è uno che invece rappresenta un progresso, un'evoluzione, qualcosa che poi Primo Levi si porterà dietro per tutta la vita e sarà per lui un formidabile strumento per indagare la realtà. E dunque, ricapitolando, c'è questa scritta, Albert Mayfrei, vivamente illuminata, tu la superi e cambi condizione, riepiloghiamo, cambi nome, cambi aspetto, cambi vestiti, cambi lingua, cambi mestiere e cambi condizione, diventi uno schiavo da uomo libero. Però lui lo scrive questo 30 anni dopo, come abbiamo visto. Nel frattempo acquisti questa specie di superpotere, tant'è che a me, quando leggo queste pagine di Primo Levi, viene da pensare, e spero che il paragone non risulti avventato, o insomma, ho arrischiato, e dicevo, mi viene da pensare a quello che succede nelle storie della quasi totalità dei supereroi, i quali all'origine della loro storia hanno sempre una specie di trauma, che sia l'assassinio dei genitori, o che sia il morso di un ragno, o che sia il venire da un altro pianeta ed esserne separato per sempre. Però ecco, diciamo che la loro forza, la loro caratteristica, il loro superpotere deriva quasi sempre da un trauma che è stato vissuto in giovane età. Primo Levi aveva una ventina d'anni, era molto giovane quando arriva ad Auschwitz, e lui stesso ci dice che, oltre a tutti i cambiamenti che sono intercorsi dopo il superamento del cancello, ce n'è uno che ha riconosciuto subito e che, come abbiamo detto, rappresenta anche qualcosa che poteva essergli utile anche per la sua stessa sopravvivenza. Cercherò di vedere con voi in che cosa consiste per Primo Levi questo strano potere di parola. E cercherò di vederlo, come ho detto, poi in Vanadio, però prima vorrei cominciare dalla prefazione di Se questo è un uomo, di cui leggiamo tre frasi, una all'inizio e due alla fine. La prima è veramente caratteristica del modo di scrivere di Primo Levi, che era un modo di scrivere apparentemente piano, semplice, poco appariscente. Lui stesso, scherzando sul proprio stile, diceva: ho una lingua d'aversione, intendendo dire che non si era mai discostato più di tanto da quella lingua un po' rigidetta, un po' ingessata, che gli studenti hanno quando devono tradurre le versioni di greco o di latino, no? E però nelle pieghe di questa lingua apparentemente semplice, apparentemente anche ingessata, ci sono delle sorprese, delle cose anche piuttosto scioccanti. Come scioccante scoprire che la prima parola che uno legge in Se questo è un uomo, la storia di un uomo che viene, appunto, come dice il titolo, privato quasi della sua stessa condizione, la prima parola che troviamo è fortuna. Per mia fortuna, dice. Poi si chiarisce il senso della frase, naturalmente. Per mia fortuna sono stato deportato ad Auschwitz solo nel 1944, e cioè dopo che il governo tedesco, data la crescente scarsità di manodopera, aveva stabilito di allungare l'età media dei prigionieri da eliminarsi, concedendo sensibili miglioramenti nel tenor di vita e sospendendo temporaneamente le uccisioni ad arbitrio dei singoli. E, ripeto, la sensazione di essere di fronte a una frase che non ha niente di speciale, ma se uno la va a vedere con più attenzione, al di là dell'incipit che io trovo, come dicevo, scioccante, fulminante, per mia fortuna sono stato deportato ad Auschwitz. Certo, fortuna si riferisce al fatto che è stato deportato abbastanza tardi da vivere solo una porzione minima e comunque chiaramente terrificante di quel periodo, no? Però vedete come
come è fatta questa frase, come se fosse una specie di saliscendi sulle montagne russe. Perché si è fortunati nel 1944? Perché il governo tedesco, vista la crescente scarsità di manodopera, ha stabilito di allungare l'età media dei prigionieri, ma poi dice da eliminarsi. E arriva la mazzata alla fine della frase. Poi, concedendo sensibili miglioramenti nel tenor di vita e sospendendo, temporaneamente, le uccisioni ad arbitrio dei singoli. Quell'arbitrio dei singoli è altrettanto micidiale, posto in fine di periodo, perché non è che siano state disposte, non è che sia stata disposta la sospensione definitiva delle uccisioni, ma sono state sospese solo temporaneamente e solo quelle ad arbitrio dei singoli, intendendo dire tra le righe che invece l'eliminazione di massa, quella pianificata, quella studiata con disciplina e rigore tedesco, quelle andavano avanti. Poco più in là, Levi dice un'altra cosa che si riferisce un po' a quello che avevamo detto prima sul suo strano potere di parola. Dice: il bisogno di raccontare agli altri, di fare gli altri partecipi, aveva assunto fra di noi, prima della liberazione e dopo, il carattere di un impulso immediato e violento, tanto da rivaleggiare con altri bisogni elementari. Levi era uno che non parlava tanto per, figuriamoci se scriveva cose che non aveva ben ponderato. Il fatto che lui qui arrivi a dire che il bisogno di raccontare rivaleggiava con i bisogni elementari dell'essere umano, per uno che è stato lì dentro, è una dichiarazione molto impegnativa. Levi stesso chiarisce in Se questo è un uomo che cos'è la fame lì dentro e che differenza c'è tra quella che noi normalmente chiamiamo fame. Quella che noi normalmente chiamiamo fame è una sensazione quasi piacevole, ci spiega Levi, perché prelude al suo più o meno immediato soddisfacimento, no? Ma quando la fame è un pensiero ossessivo che non ti fa dormire la notte, che ti fa sognare di mangiare, ti fa digrignare i denti per tutta la notte, quando impedisce alle tue stesse facoltà intellettuali, le facoltà umane di esprimersi, ecco che stiamo parlando di un fenomeno abbastanza diverso. Levi stesso racconta in un bellissimo capitolo che sembra un po' più luminoso degli altri, in Se questo è un uomo, che cos'era la fame lì dentro. Una notte non si capisce per quale botta di fortuna si riesce a recuperare un pentolone di zuppa un po' più grande e un po' più denso rispetto al solito. Grande festa in quelle condizioni, tutti quanti finalmente riescono a saziare la fame, ma alla fine Levi dice una cosa terribile. Dice: e finalmente, dopo diverse settimane, riuscimmo a pensare ai nostri cari di cui non avevamo più notizie dal giorno in cui eravamo stati separati da loro e finalmente potemmo essere infelici alla maniera degli uomini liberi. Ok? Quindi vuol dire che la fame è qualcosa che ti impedisce perfino di essere infelice. È un bisogno da soddisfare a tutti i costi, altrimenti tutte le altre facoltà sono sospese. E Levi ha la forza e il coraggio di paragonare il bisogno di raccontare al bisogno di mangiare. E questa è una cosa molto importante che vedremo avrà un suo ruolo all'interno di Vanadio. Ultima importantissima frase della prefazione di Se questo è un uomo è questa: mi pare superfluo aggiungere che nessuno dei fatti è inventato. La figura retorica che c'è dietro si chiama preterizione. Dichiaro di non voler dire e invece dico, mi pare superfluo aggiungere che, ed è usata qui da Levi per dire una cosa molto semplice. È ovvio che tutto quello che sto raccontando è vero, è successo davvero. E questo teniamolo a mente perché è un aspetto che sarà decisivo per capire che tipo di scrittore era Primo Levi. Ma già Calvino comincia a darci le indicazioni per seguire la strada giusta. Lui, parlando del Sentiero dei Nidi di Ragno, che è il proprio romanzo sulla Resistenza, dice: Calvino stiamo parlando, un dato comune a tutta o quasi la narrativa sorta nel dopoguerra è di essere partita come testimonianza. Ecco, questo secondo me vale in particolar modo per l'opera di Primo Levi.
Lui parte come testimonianza, però se parte vuol dire che approda in qualche altro luogo, vuol dire che c'è una destinazione, un punto di arrivo. E chissà che questo punto di arrivo non c'entri proprio con quelle due definizioni che dava lo stesso Calvino e di cui abbiamo parlato all'inizio, bello e di nuovo bello. Di una testimonianza non dici bello di solito, dici preziosa, dici drammatica, dici piena di contenuto, piena di valore, ma bello lo dici a proposito di un racconto che ha caratteristiche diverse, un racconto che è passato attraverso una sua elaborazione, e di questo poi parleremo alla fine di questa chiacchierata. E ancora Calvino, lo citiamo ancora una volta perché è una miniera di cose intelligenti da dire. E Calvino dice che questa raccolta di Primo Levi, e siamo passati finalmente al sistema periodico, è fatta di racconti e, come in una detective story, come in un giallo, in ogni racconto il chimico deve risolvere un caso misterioso. Come è fatto questo libro? Il libro è diviso in capitoli che sono racconti che hanno una certa autonomia, ma che insieme rappresentano una specie di autobiografia dello stesso autore, di Primo Levi. Solo che i capitoli non si chiamano nascita, infanzia, adolescenza, primi amori, eccetera, eccetera, come potrebbero essere i titoli di un'autobiografia classica, ma si chiamano, adesso non ricordo l'ordine, però si chiamano oro, zinco, argento, zolfo e vanadio e tanti altri, idrogeno, eccetera. Cioè sono gli elementi della tavola periodica, gli elementi chimici. E ricordate Primo Levi che diceva: sono come Tiresia, ho due nature in corpo, quella dello scrittore e quella del chimico. E allora qui la grande idea di Levi è di metterle insieme, anche nella forma, anche nella struttura di quest'opera che diviene al tempo stesso un'autobiografia e una dichiarazione d'amore nei confronti della materia. La materia che però, gli elementi chimici appunto, ogni tanto ti pongono qualche problema. Ci sono dei composti che non riescono come si vorrebbe, degli esperimenti che passando dalla teoria alla pratica riescono male e come appunto in una detective story, Primo Levi cerca di capire all'interno di queste storie, chi è il colpevole? Il colpevole di solito è un elemento chimico. Vanadio è il penultimo racconto, quindi si colloca nella parte finale non solo di questo libro, ma anche della vita fino a quel momento vissuta da Primo Levi, e vorrei concentrarmi su un aspetto che traspare fin dalle prime righe del racconto. Il racconto in teoria parla di un piccolo problema che si verifica in una fabbrica. Primo Levi lavorava in una fabbrica a Settimo Torinese che produceva vernici e il racconto parlerà di una vernice che non solidifica, cioè che non fa il suo mestiere. E vedremo che questa frase, almeno secondo me, ha diverse implicazioni, però quello che ci tenevo a dire all'inizio, che all'inizio questo racconto sembra non parlare assolutamente di tutto ciò che abbiamo discusso fino a questo momento, di Auschwitz, dello strano potere di parola, e però quegli anni lì, quell'esperienza, anche quando non c'è, è come se insomma, fosse sempre operante in sottotraccia, in sottofondo. Poi, come vedremo, in questo racconto verrà fuori in modo prepotente, ma per adesso volevo leggervi l'incipit e discutere con voi di quello. Scrive Primo Levi in Vanadio: una vernice è una sostanza instabile per definizione. Infatti, a un certo punto della sua carriera, da liquida deve diventare solida. Solito modo trasparente, piano, apparentemente semplice di Levi di raccontare una storia, ma con i soliti accorgimenti che la fanno diventare preziosa. Intanto una vernice viene trattata come una persona, no? È una sostanza instabile, come si dice, di certi caratteri, e poi una vernice che ha una sua carriera, nasce liquida, ma con la maturità, con la piena affermazione, deve diventare solida. Un po' più avanti, Levi dice, può avvenire che la vernice non solidifichi affatto, neppure dopo l'applicazione,
E allora ci si fa ridere dietro perché una vernice che non asciuga è come un fucile che non spara o un toro che non ingravida. Che vernice è una vernice che non asciuga? Si fa ridere dietro, dice Levi con questa espressione popolareggiante, no? E però viene da chiedersi a che cosa somiglia, dal punto di vista proprio del significato nascosto, una vernice che non asciuga. Per adesso lascio in sospeso la domanda, ma poi la recuperiamo. Intanto ricordiamoci che lui inizia parlando di una vernice che non asciuga. E la storia ha a che fare proprio con il fatto che loro notano che utilizzando un certo componente chimico che è stato importato da questa fabbrica di Settimo Torinese dalla Germania, la reazione chimica che dovrebbe verificarsi non si verifica e la vernice appunto non asciuga. Levi viene incaricato di stilare una lettera di protesta contro questa azienda tedesca e dopo un po' di tempo riceve la risposta da un suo collega tedesco. Questo collega tedesco si chiama Müller e leggendo questo nome Primo Levi ha uno scossone, dice Müller, c'era stato un Müller in quella mia vita precedente, quella dove avevo un'altra condizione, però poi ci ripensa e dice, d'accordo, ma Müller quanti saranno i Müller? In Germania è un nome molto comune, come da noi Molinari, forse ancora di più di Molinari, forse come Rossi o come Bianchi, no? Lascia stare, occupati della vernice e lascia perdere questi fantasmi. Cosa sta succedendo? Siamo, e qui seguendo sempre lo schema di Calvino, in pieno racconto giallo, cioè il detective ha avuto una sua intuizione, sta a vedere che quel Müller potrebbe essere lo stesso Müller. E poi dice, ma no, dai, lascia perdere, non è possibile. Sta per abbandonare definitivamente questa strada quando accade qualcosa. E quello che accade è che Levi nota un errore di fonetica, un errore di scrittura nella lettera di Müller. Lui ha scritto naptenato, che è un composto chimico, al posto di naftenato. E si ricorda, dato che lui dei tempi di Auschwitz ha una memoria, come dice lui stesso, quasi patologica, che c'era stato ad Auschwitz un Müller, che quel Müller lì, che faceva esattamente lo stesso errore, diceva naptenato al posto di naftenato. E sempre stando nello schema del giallo sottolineato da Primo Levi, questo altro non è che l'indizio decisivo che ci porta verso l'identificazione di questo personaggio. Levi incontra Müller nel laboratorio di chimica ad Auschwitz, dove nel frattempo è stato trasferito, e questo incontro lo pone fin da subito di fronte a un personaggio piuttosto difficile da inquadrare, perché intanto è più gentile della media dei tedeschi che sono lì dentro, e tant'è che a un certo punto gli regala persino un paio di scarpe e un rasoio da barba. Però al tempo stesso sembra del tutto inconsapevole del contesto in cui si vive, perché un giorno notando l'espressione un po' avvilita di Levi gli chiede: ma lei perché ha l'aria così inquieta? Lo chiede a un prigioniero di Auschwitz, a uno che rischia la vita ogni giorno. E Levi giustamente commenta fra sé e sé: costui non si rende conto. E sta di fatto che non è l'antagonista perfetto, scrive. In che senso non è l'antagonista perfetto? Nel senso che per molti anni Levi ha desiderato questo momento, che ora si è realizzato, cioè il momento in cui avrebbe avuto la possibilità di trovarsi di nuovo di fronte a qualcuno che era stato con lui in Lager, ma dall'altra parte, appunto, dalla parte dei nemici, degli antagonisti. Solo che questo è un antagonista veramente atipico, è un bel rompicapo, perché è l'unico che ha mostrato un briciolo di gentilezza e di umanità nei suoi confronti. Ed ecco come Primo Levi si spiega questa circostanza. Scrive: non era l'antagonista perfetto, ma come è noto, la perfezione è delle vicende che si raccontano, non di quelle che si vivono. Cioè, ancora una volta, come aveva fatto nella prefazione di Se questo è un uomo, ci tiene a ribadire che quello che sta raccontando è vero. E la realtà non è così perfetta, non è così drammaturgicamente strutturata e non è così armonica come invece le vicende che a tavolino puoi plasmare quando inventi un racconto. Ricordiamocelo perché sarà importante. E da questo momento parte uno scambio epistolare fra Levi e Müller,
Uno segue i canali ufficiali. Stiamo sempre parlando di una bega aziendale, una fabbrica, quella di vernici di Primo Levi, che ha ricevuto un materiale difettoso e ne sta chiedendo conto alla fabbrica in cui lavora Müller. Quindi ci sono alcune lettere che si occupano di questi aspetti chimici e tecnici, ma Primo Levi inaugura un secondo canale, privato stavolta, in cui svela se stesso, dice: sono io il prigioniero che lavorava lì come chimico quando ci lavoravi anche tu ai tempi di Auschwitz. E da questo momento appunto parte questo doppio canale, quello privato e quello aziendale. Müller in effetti, dopo una comprensibile esitazione, risponde a Primo Levi e ammette che sì, era lui, quel Müller, quindi i sospetti di Levi sono fondati. E anche qui scrive una lettera insomma, che è difficile da maneggiare perché rivela quelle stesse ambiguità che il personaggio aveva mostrato di persona. Ad esempio, Müller parla di un auspicabile incontro per superare il passato, cosa che Primo Levi non ha assolutamente intenzione di fare. Primo per carattere, dice: io mi conosco, so che quando mi trovo l'avversario davanti mi distraggo, non lo considero più un avversario, ma un essere umano e comincio a interessarmi a lui, insomma divento curioso, è nella mia natura. E le risposte che dovrei dare mi vengono dopo, dice, sulle scale, quando ormai è tardi, no? Mi andava benissimo, dice, continuare per lettera. E d'altra parte non dobbiamo dimenticare quello strano potere di parola che si era impossessato di lui all'ingresso di Auschwitz. Probabilmente stare sul terreno della lettera significava stare su un terreno più favorevole, dove si sentiva più a suo agio. Ma probabilmente quello che interessa di più Primo Levi è la seconda lettera che Müller gli spedisce, che ovviamente qui non abbiamo il tempo di leggere né di analizzare nel suo contenuto, però è interessante vedere invece come la valuta Primo Levi. Dice: non era come l'attendevo questa seconda lettera, quella dove si doveva entrare in questioni ancora più spinose. Non era una lettera modello, da paradigma. E poi aggiunge, e qui torniamo al discorso fatto in precedenza, a questo punto, se questa storia fosse inventata, avrei potuto introdurre solo due tipi di lettera. Una lettera umile, calda, cristiana, di tedesco redento. Oppure una lettera ribalda, superba, glaciale, da nazista pervicace. Ora questa storia non è inventata, lo ripete per la terza volta, e la realtà è sempre più complessa dell'invenzione, meno pettinata, più ruvida, meno rotonda, è raro che giaccia in piano. Ancora una volta, Levi, rimarca questa differenza che c'è tra le storie inventate e le storie che invece vengono prese, o almeno così sembra, dalla realtà. Queste ultime sono più difficili da inquadrare. È più difficile, per esempio, definire bene il personaggio che hai di fronte. Non è né un infame né un eroe, scrive Levi. Tolta via la retorica, che indubbiamente c'era in entrambe le lettere, restava un essere umano, dice Levi, tipicamente grigio, uno dei pochi monocoli in un paese di ciechi. Qui fa un riferimento a un romanzo di fantascienza, e dice però che essere grigi in un posto dove tutti sono neri, e qui è proprio il caso di usare questo colore, non è facile. Non è facile conservare quel minimo di umanità e di gentilezza che, sia pure insomma, in quelle circostanze terribili, Müller ha mostrato di avere nei riguardi di Primo Levi. A un certo punto dice: ma in fondo era un SA. E cosa mi potevo aspettare di più da un SA? E alla fine non mi aveva regalato anche un paio di scarpe. È un giudizio, questo di Primo Levi, che rivela tutta la sua umanità, tutta la sua onestà. Ci vuole molto equilibrio per poter giudicare un nemico, sebbene atipico, un antagonista, sebbene imperfetto, in questo modo. Fatto sta che questa lettera non sposta Levi dal proposito di mantenere il confronto con Müller sul piano della scrittura attraverso le lettere, e quindi si prepara a rispondere a questa seconda missiva di Müller. Ma, altro colpo di scena da racconto giallo,
Proprio mentre sta scrivendo questa lettera, gli arriva una telefonata. Dall'altra parte del telefono è Müller, e Primo Levi non capisce bene perché un po' la linea è disturbata e un po' ha perso dimestichezza con la lingua dell'Ager, cioè con il tedesco, ma quello che gli sembra di capire è che Müller verrà in vacanza in Italia e che di nuovo gli propone un incontro. Preso alla sprovvista, su un terreno meno congeniale, quello della conversazione rispetto a quello della scrittura, Primo Levi dice di sì, insomma, Müller gli strappa questa promessa. E qui siamo nelle ultimissime righe del racconto. Sembrerebbe che ci si avvii all'auspicato incontro, non solo, ma anche all'auspicato superamento di quel passato che voleva Müller. E viene bene qui anche riprendere la prima frase o comunque l'incipit di Vanadio, che si occupava della questione tecnica della vernice. Vi ricordate, si parlava di quelle vernici che non asciugano e che non fanno il loro mestiere. Ora, la questione chimica è stata risolta. Il canale ufficiale delle lettere che si sono mandate Müller e Levi serve a stabilire che c'è un componente correttivo, che ha a che fare con il vanadio del titolo, appunto, che aggiunto a quella vernice le permetterà di stabilizzarsi, no? Quindi la chimica lì funziona, c'è la possibilità di far asciugare la vernice, ma c'è la possibilità di far asciugare la vernice in senso metaforico, cioè questa vernice, man mano che va avanti il racconto, man mano che Primo Levi ne parla con insistenza, diventa sempre più simile a qualcos'altro, cioè a quelle ferite che non si rimarginano, che sono impossibili da far essiccare. E anche questo racconto, nel suo epilogo, ce lo dimostra, perché dopo la telefonata e dopo la promessa che è stata strappata a Levi di incontrare Müller, 8 giorni dopo per l'esattezza, Müller riceve una telefonata, stavolta all'altro capo del telefono è la signora Müller, la moglie, che dà l'annuncio della morte inaspettata del dottor Lothar Müller nel suo 60° anno di età. E così si chiude questo racconto con l'idea che appunto in questo caso, e per una cosa così enorme come quella vissuta da Levi e da Müller in quelle circostanze, la vernice non asciuga. Ora c'è un'ultima questione che riguarda la più volte rimarcata insistenza di Levi sul fatto che questa è una storia vera. È un terreno difficile quello su cui mi addentro, ma spero di riuscire a spiegarmi e spero di rendere giustizia al tipo di operazione letteraria che fa Primo Levi e che si riallaccia a quel duplice giudizio bello, bello di cui parlava Calvino nel 47 e nel 48. Uno studioso, Belpoliti, si è preso la briga di indagare come sono andate veramente le cose nella conoscenza tra Müller, nel rapporto che hanno avuto Müller e Primo Levi. E ha scoperto le seguenti cose che ha pubblicato in un saggio. Intanto, il vero nome del dottor Müller era Ferdinand Meyer, quindi non si chiamava Müller, ma Meyer. E fin qui niente di particolare. Poi, però, una cosa interessante è che a trovare Müller, Meyer, seconda, non fu Levi e non fu determinante quell'errore naftenato, quell'indizio chimico, ma un'amica di Primo Levi che stava in Germania. È lei che scopre il suo indirizzo, è lei che gli scrive ed è lei che gli manda se questo è un uomo. Quindi qui c'è una differenza rispetto a quello che è stato raccontato in Vanadio da Primo Levi. Inoltre, la lettera realmente scritta da Levi a Müller risulta, a parere di Belpoliti, più accomodante, meno dura della lettera che invece è stata pubblicata nel racconto Vanadio. In più, questa forse è una delle circostanze più scioccanti, Levi e Meyer probabilmente si sono incontrati alla fine. Non fu poi la moglie a comunicargli la morte di Meyer Müller, ma lo venne a sapere in un altro modo, e questa morte non avvenne così a ridosso della telefonata in cui era stata strappata a Levi la promessa dell'incontro. Ora, per uno che ha detto così tante volte, questa è una storia vera. Questa non è una storia inventata, altrimenti avrei fatto diverso, altrimenti avrei messo dentro un antagonista perfetto, altrimenti avrei inventato un altro tipo di lettera. Questi discostamenti rispetto alla realtà possono generare perplessità.
Però qui viene buona una frase che, insomma, a cui sono particolarmente legato, perché mi ha fatto capire una volta per tutte il rapporto che esiste tra verità e finzione, e la frase è di Domenico Starnone. Lui, a proposito dell'istinto che hanno i narratori, dice che quando a qualcuno viene voglia di trasformare la realtà in un film o in un racconto, e la frase in fondo da pronunciare è questa: sono fatti veri che hanno urgente bisogno di diventare finti per diffondere al meglio la loro verità. Ora, proviamo a riferire questa frase di Starnone a quanto accaduto a Primo Levi. Sono fatti veri, cioè quelli che ha ristabilito come verità storica Belpoliti, sono i fatti che ho appena elencato. In ogni caso, c'è stato un confronto a distanza di molti anni da Auschwitz tra i due antagonisti, sia pure, come detto, così atipici entrambi. Ora, questa realtà, questi fatti veri, se sei un narratore, se sei uno scrittore, se non ti limiti alla testimonianza, devono diventare finti, anzi, dice Starnone, hanno urgente bisogno di diventare finti, lo devi fare anche con una certa premura e un certo trasporto, diciamo. E qui bisogna intendersi sulla parola finto, perché noi siamo erroneamente portati ad associarla alla parola falso. Finto è per noi qualcosa che semplicemente non è vero, è una bugia. E invece, se noi ci riferiamo al significato etimologico della parola, finto viene da un verbo latino, fingere, che vuol dire plasmare. Se avete presente la scena di Ghost, in cui Patrick Swayze e Demi Moore sono lì al tornio e plasmano un vaso a partire dall'argilla, ecco, quello significa fingere, tant'è che nei musei voi trovate l'arte fittile, che è appunto l'arte che è il risultato di quest'opera che ha a che fare con il plasmare una materia informe. Sono fatti veri che hanno urgente bisogno di diventare finti, cioè di essere maneggiati in questo mondo, in questo modo, ma non per diventare falsi, al contrario, dice Starnone, per diffondere al meglio la loro verità. E cioè, a mio parere, e spero anche che voi possiate condividere questo giudizio, quando Levi si discosta dalla realtà dei fatti e racconta una storia leggermente diversa, non lo fa per stravolgere i fatti o il senso dei fatti, al contrario, lo fa proprio per rendere universali questi fatti, soprattutto per riuscire a trasmetterci un senso, una verità più profonda, che non è la verità del tribunale, non è la verità oggettiva dei fatti, ma una verità più filosofica, mi verrebbe da dire, più universale, appunto, una verità che è quella che si ottiene con la letteratura. L'ultima cosa ci tengo a dirvi, che ha ancora a che fare con la scritta di Auschwitz e il suo ribaltamento, no? Quel ribaltamento che il fabbro Jan Livax aveva cercato di operare stravolgendo la grafia della lettera B. E Levi, nel già citato romanzo La chiave a stella, si trova a dover dare a un certo punto una definizione di libertà, è una definizione che fa venire i brividi e che ci fa capire come in quella frase che sormontava il cancello di Auschwitz ci fosse del vero, intendiamoci, c'era del vero nella frase, ovviamente non nel contesto in cui quella frase veniva espressa. Dice Primo Levi: il termine libertà ha notoriamente molti sensi, ma forse il tipo di libertà più accessibile, più goduto soggettivamente e più utile al consorzio umano, coincide con l'essere competenti nel proprio lavoro e quindi nel provare piacere a svolgerlo. Di nuovo, nella stessa frase, Primo Levi mette lavoro e libertà, come in quella scritta che ancora gli percuoteva i sogni e che l'ha tormentato per tutta la vita. E però essere competenti nel proprio lavoro significa due cose per Primo Levi. La prima è risolvere le questioni che ti pone davanti la materia, quindi far asciugare la vernice se il tuo compito nella fabbrica di Settimo Torinese è quello. Però, come abbiamo visto, di mestiere Levi ne ha un altro, che è quello dello scrittore, e l'essere competenti in quel campo, in quel mestiere, significa fingere,
significa fingere non nel senso di dire bugie, non nel senso di dire falsità, ma al contrario, di plasmare i racconti per farli diventare universali, per far arrivare una verità più profonda a noi e in definitiva per farli diventare dei classici.